Alleluia. Alleluia. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, le letture che abbiamo appena ascoltato spesso sono utilizzate nella liturgia nuziale. Stiamo ricordando dei fedeli defunti, Francesco a un anno dalla scomparsa e Maria, e vogliamo considerare questo bell'aspetto della morte che San Francesco osava non a caso chiamarla sorella, la dimensione sponsale, le nozze eterne, la vita di comunione con Dio. E questo è un grande conforto per tutti noi che ci troviamo per un motivo o per un altro a metabolizzare nella nostra vita dei lutti, e in modo particolare il lutto per eccellenza che è la scomparsa di una persona cara. La vita di ogni uomo, la vita di ogni donna è proiettata verso questa realizzazione, verso questo compimento di comunione totale con il Signore. E l'Eucaristia che stiamo celebrando vuole, nell'augustissimo sacramento dell'altare, esprimere proprio questo desiderio di Dio che ci precede, di essere tutto per noi. Se Dio è con noi, allora chi sarà contro di noi? Cosa potrà separarci dall'amore di Dio? La fame, la persecuzione, la spada, la morte, nulla, nulla ci può separare dall'amore di Dio. Come deve essere allora la nostra vita di fronte a questo programma, di fronte a questo progetto bellissimo del Signore, le nozze eterne con l'uomo? Deve essere la nostra reazione una risposta di amore, che parte dalla preoccupazione di non offendere mai colui che ci ama. Beato chi teme il Signore, abbiamo ripetuto nel Salmo 127. Ma non si tratta della paura di una rappresaglia o di una vendetta da parte del Signore se facciamo i cattivi o i cattivelli o i cattivoni. Si tratta, il timore del Signore, di preoccuparsi nel dispiacerlo a Lui, il Signore. E infine, il Vangelo secondo Luca oggi ci offre un altro spunto bello di riflessione. Ci mostra come anche le cose più piccole, anche le cose più insignificanti, come può essere la nostra anonima, la nostra breve esistenza, con l'aiuto di Dio può diventare grande, qualcosa di meraviglioso che suscita stupore ed emozione. I santi, persone umili, semplici, che hanno fatto e continuano a fare la storia, e quando il loro momento è giunto, anche in maniera eroica, hanno testimoniato la fede. Qui abbiamo nella nostra chiesa un San Massimiliano Maria Colbi, abbiamo un beato Pino Puglisi. Ebbene, il granello di senape, che è il più piccolo o uno dei più piccoli dei semi, diventa grande pianta che fa ombra e dove i volatili trovano riparo. Nello stesso tempo però c'è quest'altra bella immagine che Gesù ci fornisce nella sua parabola del lievito. Il lievito scompare. Il lievito, quando si ottiene il pane, fa gonfiare la pasta, il lievito non si vede più, si dissolve in tutta la massa. E così deve essere la nostra vita da cristiani nella società, discreti ma efficaci per migliorare ed elevare tutti e ciascuno, per condurre lo spirito evangelizzatore, lo spirito missionario, per condurre ogni anima a Dio. Cioè, questo è il nostro proposito per questa sera, per questa settimana e per la nostra vita. Siamo lodati Gesù.